A che serve la scrittura persuasiva? A scrivere post? A scrivere articoli blog? A scrivere annunci di vendita? O c'è qualcosa di più dietro? Ciao, io sono Umberto Masiello, il modellista dei salti del web, e devi sapere che sono specializzato proprio nella scrittura persuasiva. E oggi te ne voglio parlare perché molte volte mi capita di parlarne con imprenditori, imprenditrici e scoprire che il potere della scrittura persuasiva è sottovalutato. Vediamolo assieme. Allora, nella concezione comune, la scrittura persuasiva è semplicemente un insieme di tecniche che si applica ai testi scritti. Qualcuno è ancora convinto che sia qualcosa come tipo un superpotere innato, un segno del destino o una capacità con cui qualcuno ci nasce, altri invece non possono farci niente. Non è assolutamente così, anzi, la scrittura persuasiva è una disciplina, è fatta di tecniche. Chiunque può studiarla, applicarla, impararla, se ovviamente studia dai maestri giusti. Si applica con costanza, con dedizione e ne fa una missione di vita. Questo perché, per quanto sia effettivamente una cosa alla portata di tutti, è comunque una disciplina molto complessa. C'è bisogno sicuramente di grande attenzione, grande passione, grande determinazione per riuscire a utilizzarla al meglio delle sue possibilità. Ma quello che voglio dirti oggi è che la scrittura persuasiva non serve solo a scrivere. O meglio, non serve solo a scrivere per vendere, per portare il tuo cliente o lettore a compiere un'azione o per interessarlo ai tuoi testi. Certamente queste sono cose basilari. Si tratta di scrivere e si tratta di far sì che le persone leggano. Quindi scrivere in modo che le persone possano essere stimolate alla lettura dei tuoi testi e scrivere in modo che le persone leggendo i tuoi testi vengano spinte a realizzare un proprio desiderio, a risolvere un proprio problema tramite la tua azienda, il tuo prodotto o servizio che vendi. Ma la scrittura persuasiva può fare molto di più che realizzare testi. Perché, vedi, c'è questa fantasia per cui se una persona sa scrivere bene, conosce bene le tecniche di scrittura persuasiva, le applica nel modo giusto, allora a quel punto può vendere qualunque cosa, a chiunque, cosa che ti posso garantire non è assolutamente vero. Per intenderci, tu puoi fare il miglior testo di scrittura persuasiva per convincermi a diventare vegano e non lo diventerò mai. Amo la carne cruda, mangerò carne cruda, punto. E non c'è niente che possa farmi cambiare idea. Quindi non è che la scrittura persuasiva crea fa una magia, entra nella testa delle persone, li trasforma in quello che non sono. La scrittura persuasiva, certamente, se indirizzata al tipo giusto di persona, al tuo cliente su misura, stimola nel modo giusto il suo modo di approcciarti, di approcciarsi a te, alla tua azienda, al tuo prodotto o servizio, e molto facilmente, se ben applicata, lo porta ad acquistare quello che vendi. Ma c'è qualcosa di più. Oggi come oggi, la scrittura persuasiva è effettivamente il tuo primo e più importante, più potente strumento di relazione col tuo potenziale cliente o cliente. Cioè, quando tu hai un prodotto o un servizio da vendere, e se stai seguendo questo video, sono abbastanza certo che tu abbia un'azienda o comunque che tu abbia in progetto di aprire un'azienda. Quindi nel momento in cui tu hai qualcosa da vendere, le persone possono arrivare a te in tantissimi modi, ma guarda un po', preferiscono il web. E c'è un motivo per cui preferiscono il web, e il motivo è la comodità. Il web è estremamente comodo perché se tu vendi, cosa ne so, fai ristrutturazioni, per esempio, e io devo ristrutturare casa mia, io non verrò alla tua ditta a suonare il campanello e a dirti: ciao, fai ristrutturazioni, mi spieghi come funziona? No, ti cercherò
quando mi va, nei momenti in cui mi viene in mente. Più e più volte nel corso del tempo farò delle ricerche online e potrei in questo modo arrivare alla tua azienda, raccogliere informazioni e farmi un'idea di quale sia l'azienda giusta, la persona giusta per risolvere il mio problema. Questa parte dell'acquisto, che è la ricerca di informazioni, nel corso degli ultimi anni si è sviluppata tantissimo proprio grazie al web, cioè il luogo dove vengono raccolte tutte le informazioni, tutto il sapere dell'uomo. Le persone sono affamate di informazioni, lo sono sempre state, con la differenza che prima dovevano uscire di casa, andare a parlare con degli esperti o telefonare a qualcuno o andare in biblioteca a leggere libri. Oggi basta prendere il proprio smartphone in qualunque momento della giornata, nella pausa pranzo al lavoro, oppure nella pubblicità del film la sera, oppure mentre si è sul pullman andando da qualche parte, o in quei piccoli ritagli di tempo che ci si concede fin troppo spesso, magari durante le ore di lavoro. Le persone fanno delle piccole ricerche, lo fanno più e più volte in più momenti e raccolgono informazioni prima di rivolgersi a un'azienda o a una persona e farsi, diciamo, e aprirsi alla possibilità di incontrare un venditore che cercherà di convincerli. Le persone sanno che se si rivolgono a un'azienda ci sarà qualcuno che gli dirà compra da me. Non ne hanno voglia, non ne ha voglia nessuno, non ne avevano voglia neanche tempo fa, ma non c'erano alternative. Adesso ci sono e cercano su internet. Ok, non ti sto dando la notizia del secolo. La notizia importante è che tutto il processo di acquisto di una persona inizia su internet, finisce in un'azienda, magari nella tua, ma la parte che viene fatta su internet, cioè la ricerca che viene fatta prima di arrivare da te, suonare il tuo campanello e mettersi a confronto e quindi richiedere informazioni dirette, si stima sia l'80-85% del processo d'acquisto del cliente. Non so se mi spiego. Cioè, una volta la ricerca di informazioni era una percentuale scarsissima, il 10%, il 15%, si andava in un negozio, si chiedeva un commesso, si andava in un altro, si chiedeva un altro commesso per avere la conferma, si chiedeva un amico che aveva acquistato qualcosa di simile o che lo si riteneva esperto del settore. Non è più così. Adesso viene fatta online e l'85% del mio, del processo di vendita di qualunque azienda è fatto distante dall'azienda, distante dai venditori. E noi sappiamo che le persone comprano solo se si fidano, solo se quello che hanno raccolto come informazioni da te gli è risultato veritiero, risolutivo, la soluzione adatta al proprio problema. Essendo che l'85% del processo di vendita viene fatto prima di contattarti e viene fatto online, viene fatto sui tuoi testi scritti. Qual è quindi il vero potere della scrittura persuasiva? Non è semplicemente una tecnica che si applica dei testi e rende quei testi molto più interessanti e fruttuosi per il tuo processo di vendita. È molto di più. La scrittura persuasiva è il tuo primo e più potente strumento di vendita. Non solo, è il tuo più necessario, il tuo più importante strumento di vendita, perché al di fuori del momento in cui tu incontrerai il tuo cliente e avrai quel 15% di spazio per la vendita, tu avrai un 85% del suo percorso in cui tu non hai il minimo contatto con lui, non hai un controllo, non puoi parlarci, non puoi fargli domande, non puoi sapere cosa non ha capito o su quale obiezione gli è venuta in mente, cosa ha pensato di chiederti, magari non te l'ha chiesto, allora tu con qualche tecnica di vendita gli tiri fuori le domande. Non esiste. Il cliente non ti chiama, non ti parla, non si fa vedere, spesso non mette nemmeno un like a un tuo post, non ti scrive una mail, a volte non si scrive la tua newsletter se tu non gli dai
delle ottime motivazioni per farlo. E quindi la scrittura persuasiva, da semplice tecnica applicabile a un testo, diventa strumento fondamentale che tu devi mettere al primo piano nella scala di valori di importanza per la vendita dei tuoi prodotti e servizi della tua azienda. Tu puoi scrivere centinaia e centinaia di pagine di testi, ma e quei testi lì saranno i testi su cui si scontrerà il tuo potenziale cliente, e tramite quelli deciderà se contattarti o no. Se quei testi sono scritti benissimo da una persona che ha studiato, ha fatto le scuole alte, ma non sono scritti in scrittura persuasiva, non attireranno il cliente, non lo legheranno a te, non gli faranno venire voglia di chiamarti, voglia di venire nel tuo locale, nella tua attività, di mandarti una mail. Non porteranno il cliente ad avere un contatto con te, e senza contatto non arrivi a fare quel 15% finale in cui si crea la vendita e chiudi. Non hai più clienti, perché se tu non lo fai, non è che puoi dire beh, io non lo faccio, il cliente magari arriva comunque. No, se non lo fai tu, lo sta facendo qualcun altro, punto. Se lo fai tu, lo sta facendo anche qualcun altro. Bene, è andata in guerra, inizia la gara, e la vendita è una guerra, e se questa cosa non ti piace cambia mestiere. La vendita è una guerra in cui ci si ruba i clienti l'un l'altro, punto. Se non lo fai tu, lo fa qualcun altro. Se lo fai tu, lo fa anche qualcun altro, ed è l'unica strada possibile per far crescere la tua azienda, monetizzarla e realizzare i tuoi sogni di business, che è quello che ti auguro di più in assoluto nella vita. Realizza i tuoi sogni di business, vivi bene le tue relazioni e sii felice. Allora io ho deciso di fare una cosa insieme al Sarto, o meglio su indicazione del Sarto, dai, diciamo la verità. Ho preparato un libro scritto da me sulla scrittura persuasiva. C'è un libro di 412 pagine in cui ho racchiuso, condensato tutte quelle che sono le basi fondamentali per apprendere ed applicare la scrittura persuasiva. Un solo libro in cui trovi tutto quello che ti serve per avere le informazioni necessarie, le nozioni necessarie a conoscere le tecniche da applicare e trasformare i tuoi testi scritti online in testi che funzionano e che coprono quell'85% di percorso d'acquisto nel migliore dei modi possibili. Il libro si chiama Trasforma le tue parole in soldi, perché se applicata bene, la scrittura persuasiva fa esattamente questo: prende le tue parole e le trasforma in una macchina stampa soldi nella tua cassa. E funziona esattamente così. Quindi ti invito a rimanere attento o attenta, perché a brevissimo questo libro sarà in vendita. Sarà in vendita con una grande offerta lancio, con un prezzo assolutamente ridicolo e dei bonus assolutamente interessantissimi. Ma per averlo devi essere iscritto o iscritta alla newsletter dei Sarti del Web, perché non faremo un lancio pubblico, lo lanceremo solo in forma scontata a chi è iscritto alla nostra newsletter. Quindi è molto semplice, ci vuole un minuto. Ti basta andare su www.isartidelweb.it/newsletter, devi lasciare solo il tuo nome e il tuo indirizzo email, e poi devi stare attento, attenta alla tua casella postale, perché a un certo punto questo libro arriverà in offerta e ci sarà un piccolissimo spazio di tempo per acquistarlo. Quindi ribadisco: www.isartidelweb.it/newsletter. Iscriviti, occhio, perché un solo libro, tutte le tecniche che ti servono per coprire al meglio possibile la parte del percorso d'acquisto del tuo cliente che tu altrimenti non puoi minimamente controllare. Molto bene, mi aspetto che tu sia lì col ditino pronto ad acquistarlo. Io sono Umberto Masiello, il modellista dei Sarti del Web, e sta per uscire il mio libro Trasforma le tue parole in soldi.
Ci vediamo al mio prossimo video. Buon lavoro e buona scrittura persuasiva. Ciao!